Potrei essere online, ma non lo so ancora. Vi leggo intanto. Buonasera, buonasera ragazzi. Francesco, grazie di cuore. Torni a seguirmi dopo un brutto periodo. Che voglia di fare un discorso sulla vita, ma non è la serata per farlo. E non c'è niente da riparare. Non è che l'assenza di supporto di una persona è qualcosa per cui ci si deve scusare. Non scherziamo, ma l'emozione che trasmette il fatto che tu ci tenga così è magnifico. Ragazzi, allora. Molto, molto bene. Adesso cominciamo a chiacchierare un po' di cose particolarmente importanti. Questa live è molto importante per tante ragioni. Prima di tutto, qualcosa a cui tengo particolarmente anche a livello emotivo, porcaccia la miseria. Tutti coloro che sono subscriber devono assolutamente provare le nuove emote, perché il moderatore Tanokami insieme all'artista Andy hanno modificato tutte queste emote per non renderle più adatte alla perfezione che è Telegram e alla sua risoluzione, ma le hanno trasformate per renderle leggibili su Twitch. Sono bellissime, sono meravigliose. Fategli i complimenti a entrambi. Anzi, lo dico ora, così che per la seconda motivazione che ancora tanti forse non sanno, resterà impresso a più persone possibile. E-M-D-Y, cercatelo su Facebook perché è un dio, cioè dovete assolutamente seguire il suo lavoro. Anche perché io ricordo che ha perso la pagina a causa delle bellissime strutture di Facebook, cosa che capita anche a tanti influencer e content creator nel mondo, quindi give him love. Allora, ragazzi, e tutti questi suoni di persone che si stanno iscrivendo, grazie di cuore. Ragazzi, io devo dirvi una cosa importante. Intanto benvenuti a tutti. Sappiate questo. Sappiate questa cosa molto importante, questa live sarà la prima in assoluto che andrà definitivamente su YouTube. Sto per aprire non un terzo canale, sapete benissimo che mi darebbe fastidio, non creerebbe continuità e pulizia nei due. Sì, è vero che i miei contenuti sono tre, primario, secondario e le live terziarie. Ciò non di meno significa lo spirito della diretta erano delle versioni montate e in qualche modo perfezionate di alcune live che tenevo a portare su un canale YouTube. Cionondimeno, visto che moltissime live sono andate perdute, tantissime persone, in maniera anche sorprendente, ad essere del tutto onesto, mi chiedevano di recuperarle, ecco, ho deciso di aprire un canale cantina. Quel canale, non dico che in futuro non possa diventare un esperimento e magari provare a fare una live su YouTube su questo canale, ma è Sabaku no Sutorima, non esiste ancora, lo aprirò probabilmente domani, e lì vi inserirò le live uno ad uno, ragazzi, cioè non avranno nessun tipo di lavoro, non mi toglieranno un secondo di tempo dalla produzione principale e saranno letteralmente il Twitch past broadcast senza il rischio di perdere dopo 3 mesi il materiale. Non ho la più pallida idea della risoluzione a cui sono, sappiate comunque che il mio streaming continua a essere in 540 progressivo a 500 kbit al secondo. Non parliamone in questa live stasera, perché ovviamente impazzirei di rabbia. E il fatto che non sono neanche alle 9:30, ma siamo già 500 persone, è qualcosa che mi toglie. Wow. Meraviglioso, che forza. Allora. Meraviglioso. Meravigliosi, ragazzi. Allora. Dunque. Allora. Sappiate questo, adesso io alle 9:30, 910 persone. Deve ancora. Wow! Credo proprio che vivere Metal Gear Solid insieme sarà qualcosa di interessante. Perché ovviamente non è un'anima, non è neanche uno spirito, ma forse un po' sì, perché lo giocheremo in diretta. Non sarà una blindrun, a dire il vero. Non sarà una blindrun. Sappiate che. Ecco. Un avviso per tutti coloro, quasi 1.000 persone che si sono collegate in anticipo, nel mentre una quantità di ragazzi meravigliosi e con tutta la gioia che può darmi che il motivo sia non solo il supportarmi, ma anche la gioia di avere appunto queste emote meravigliose, stanno iscrivendo. Cioè, sento costantemente il suono di persone che si sono iscritte. Belin, no, Belin che Twitch, quello è un Belin, quello è genovese, ragazzo. È incredibile, grazie di cuore perché non immaginereste mai quanto Twitch fa parte del supporto che mi date, è veramente meraviglioso. Allora,
Sappiate questo. È ovviamente il primo Metal Gear Solid. Chiunque abbia avuto una PlayStation 1 all'epoca non avrebbe dubbi, soltanto era questa schermata in pausa. E dunque. Sabaku, Sabaku! Allora, ecco, a proposito. Dunque, parleremo tanto. Queste live non saranno il tipo di gameplay che a me piace fare quando sono tutto solo. Ossia, se un ragazzo oggi mi ha chiesto: ma lo finirai stasera? E io gli ho risposto: te lo finisco due volte stasera. Ma se non saltassi i filmati? Ma se saltassi i filmati? Stasera noi non salteremo i filmati. Noi giocheremo Metal Gear Solid. Quindi a malapena forse raggiungeremo il primo boss. Perché i tempi sono questi. Grazie Francesco. Sei meraviglioso. Allora, non ti arrabbiare per la bassa risoluzione. Non funziona. Mi arrabbierò sempre finché non riuscirò a cambiare la mia vita in questo. Ma la mia vita è il vostro contenuto. Sappiate questo. Metal Gear Solid, qui emulato in maniera veramente eccezionale, sarà una festa per gli occhi. Sarà in 16 noni, a risoluzione altissima, con tutto ciò che può essere anche una risoluzione nativa, quindi letteralmente una rimasterizzazione artificiosa del software. Ma soprattutto c'è da dire una cosa. Due cose, ragazzi, ora che sono le 9:31, lo dico ufficialmente a tutti coloro che stanno seguendo, che sono più di 1.000 persone. Meraviglioso. Grazie. Allora, punto 1, molto importante. Lo ripeteranno anche i moderatori ogni quarto d'ora, ogni 20 minuti, quando sarà, ogni 10 minuti, quando lo decideranno e se lo riterranno opportuno loro. L'emulazione è meravigliosa. La grafica è stata upscalata e renderizzata. Non è stata upscalata, è stata renderizzata nativamente oltre il Full HD. Quindi wow. Ma non per le modifiche che ho effettuato, non per l'emulatore che sto utilizzando, anche se in parte sì. L'emulazione ha dei problemi catastrofici. Ossia, quando partirà il filmato iniziale, non vedrete niente. L'acqua è completamente glitchata, è completamente invisibile e distorce i pixel come se fosse acido. Avete presente l'acido di Roger Rabbit? Quello. Secondo, no, scusate, continuo al primo. Le cutscene, i filmati, quando cambiano inquadratura, hanno quasi sempre, ho fatto dei test per essere sicuro di darvi qualcosa di buono, hanno quasi sempre un effetto di eco, di motion blur, senza che sia in realtà motion blur, quindi una deformazione, uno scioglimento della grafica, buffissimo e scabroso. Quindi, chi non ha mai visto Metal Gear Solid potrebbe dispiacersi di qualche difetto grafico. Chi lo conosce già resisterà quei 3-4 secondi in cui tutto è sfocato e orribile, ma le cutscene funzionano. Questa cosa è qualcosa di assolutamente salamoia, sì, esatto. Era qualcosa di assolutamente, tra virgolette, grazie, Clatson, grazie di cuore. È qualcosa di quasi inevitabile. Se andate a vedere la wiki sull'emulazione di Metal Gear Solid, è uno dei videogiochi più assurdi che esista nell'emulazione, ma ovviamente piuttosto che prendere il mio vecchio CD e cercare di emularlo con quello originale, in questo modo sto riuscendo ad avere una qualità pazzesca video. E chi non ha mai giocato lo capirà perfettamente, ci sarò sempre io, e soprattutto sono riuscito a trovare il doppiaggio in italiano. E quindi, colonnello, siamo pronti a cominciare. La seconda cosa, ragazzi, molto importante, più importante in assoluto. Dunque, non fate spoiler, ossia, giocate, chiacchierate, cazzeggiate, discutete su Metal Gear Solid 1 quanto volete. Io accetto come Twitcher, quindi di conseguenza anche i miei moderatori, anche degli spoiler, mild spoilers su Metal Gear Solid 1. Ma non andate oltre l'uno. Ok? Fate spoiler su Metal Gear, Metal Gear 2, quelli per MSX, senza considerare i retcon. Quindi non fate spoiler post Metal Gear Solid 1 e quelli riferiti a Metal Gear Solid 1 con una certa delicatezza. Possiamo cominciare. Tutti duri e solidi. Forza, emulatore.
Seguimi. Ce la puoi fare. Dio, 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 Dio. Oh cielo. Oddio santo. Mi sento male. Non vedrete nulla adesso, c'è l'acqua qua. Ci sarebbe un sottomarino che passa, ok? Ragazzi, lasciate per... Ecco, questa sarà la situazione con l'acqua. Oddio, mi commuovo, che meraviglia. La base di stoccaggio delle armi nucleari sull'isola di Shadow Moses, nell'arcipelago delle isole Fox in Alaska, è stata attaccata e catturata dal corpo speciale Next Generation, sotto la Capito. guida di membri della Foxhound. Pretendono che il governo consegni loro i resti di Big Boss e minacciano di lanciare un'arma nucleare se le loro richieste non saranno soddisfatte nel giro di 24 ore. La Acqua. missione avrà due obiettivi. Per prima cosa, dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Armsteak, Kenneth Baker. Entrambi sono trattenuti come ostaggi. In secondo luogo, dovrai investigare sulle reali possibilità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e, nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Come farò a entrare? Ci avvicineremo al centro di stoccaggio sott'acqua. Vedete che quando va via il filtro dell'acqua Lanceremo non ha un problemi. VCN monoposto. Quando sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del VCN. Da quel punto in poi dovrai nuotare. L'unità delle forze speciali ad alta tecnologia, Vabbè. Foxhound, i tuoi vecchi compagni, che una volta comandavo io. Tenete duro, l'introduzione è tutta nell'acqua. Ci sono sei membri della Foxhound coinvolti in questa azione terroristica. Psycho Mantis, con le sue potenti abilità psichiche. Sniper Wolf, la bellissima e mortale tiratrice scelta. Decoy Octopus, maestro dell'inganno. Vulcan Raven, gigantesco sciamano. E Revolver Ocelot, Mamma mia. specialista in interrogatori e formidabile pistolero. E per ultimo, il comandante, il leader della Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake. L'uomo con il tuo stesso, nome in codice. codice. La struttura di stoccaggio Potrei doppiarlo principale tutto, lo so a memoria. Isola. Riceverai istruzioni via codec una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me. Come al solito, questa missione I glitch prevede un solo grafici. infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP. Esatto. Questa è un'operazione coperta top secret. Non aspettarti alcun appoggio ufficiale. Ragazzi, allora, 1987-1998, Konami. Allora, così viene introdotto Metal Gear Solid con questa soundtrack, che adesso io vi aumento un po' il volume, ma credo che potreste rischiare di non sentire poi la mia voce. Io ho avuto una richiesta di alzare un po', ora vediamo. Allora, parliamone un momento, perché io lo so che è stato... Allora, uno... Mi dispiace tremendamente che le cutscene nell'acqua e che i tagli di scena siano tremendamente glitchati, ma ragazzi, non c'è modo. Ho provato tutto il pomeriggio mentre è sottotitolavo l'intervista che uscirà presto. Ma ascoltatemi un momento. Tutti state ovviamente ridendo tantissimo per il fatto che abbiano doppiato in questo modo. Colonnello, no? L'uomo con il tuo stesso nome in codice, cioè. È imbarazzante, anche se da piccoli non ce ne rendiamo conto. No, 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 Konami. Ti accetto solo perché sei la Konami del passato. Attenzione. È vero, lo sparo lo fa il New Game.
È vero, è vero. Troppo alta. Ah, ok, abbasso un po' allora. Perfetto, torniamo come eravamo prima. Facciamo così. Perfetto. Allora, voi non avete idea. Non avete veramente idea di quale era il livello del doppiaggio negli anni 90. Provate a giocare a Siphon Filter. Giocate a Siphon Filter. Fatelo. Fate partire Siphon Filter e poi ascoltate il doppiaggio di Metal Gear Solid. Metal Gear Solid è a un livello altissimo. Ok? Credetemi, ha un bel doppiaggio. Ha veramente un bel doppiaggio rispetto allo standard. Ora lo standard è cambiato. Però, insomma, sei proiettili più che sufficienti a uccidere qualunque cosa si muova. Fammi ancora male. Boh, stiamo calmi, eh? Stiamo calmi. Ah, lo ricordo quel pugno. Io devo stare calmino. Devo stare calmino perché questa cosa è stata la mia vita. Questo videogioco insieme a Final Fantasy è il videogioco e la saga. Quindi, anche noi siamo otaku. Possiamo cominciare a giocare a Metal Gear Solid. Si chiacchiererà tanto. Non è una speedrun. Non è una run di gioco puro. Magari il New Game Plus. Il New Game Plus lo faremo col gioco puro, ok? Ci facciamo una run e ce lo finiamo in una notte. Lo scoppiamo, Metal Gear Solid. Lo scoppiamo. Però, insomma, ah! La mia mano! Facciamo spoiler e andiamo al New Game. Allora, giochiamo normal perché tanto non ci interessa la difficoltà super figa. Anche se è una bella. Anche se il New Game Plus ha Extreme, mi piacerebbe parecchio farlo. Ma non credo si possa, perché ti devi salvare il salvataggio sopra, quindi lo giocheremo comunque a normale. Vabbè, insomma, ci divertiremo. Allora, pronti? Andiamo. Parleremo molto della storia, perché ci sono tante persone che non l'hanno conosciuta. Ma, ragazzi, è la. Vi assicuro che fa male anche a me. Sentite. Siamo nel 1998. Lo sapete? C'è The best is yet to come. E ti prego, anche a livello grafico, the best is yet to come, per l'amor di Dio. Guardate che bello che è quando non glitcha. Vedete che i cut li deforma? Io sto andando a buttar giù un paio delle loro fastidiose zanzare. Oh, Liquid. Lui è il capo dei terroristi. Ho già fatto uno spoiler. Devo stare decisamente calmino. Bel biondo. L'ultimo glitch che ho scoperto, ma che in realtà praticamente è un bug perché è costante, è che il testo del codec va in sovraimpressione in alto a destra. Accettiamolo. Qui Snake, riesci a sentirmi, colonnello? Forte e chiaro. Qual è la situazione, Snake? Sembra che l'ascensore sul retro sia l'unico modo per salire. Me lo aspettavo. Dovrai utilizzare quello per raggiungere la superficie. Me lo aspettavo. Fai modo che nessuno ti veda. Se hai bisogno, contattami via codec. La frequenza è 140.85. Quando vuoi usare il codec, premi il tasto selezione. Quando invece saremo noi a contattarti, il codec emetterà un segnale. Quando sentirai il segnale, dovrai premere il tasto selezione. Il ricevitore del codec stimola direttamente gli ossicini all'interno del tuo orecchio. Solamente queste cose sono fantastiche. Per un videogioco di quell'epoca, follia pura. Sono pronto. E si va subito nel gameplay. In realtà sono particolarmente curioso di sapere se il codec Snake dovrai strisciare. Sì, lo so, Campbell. Ma la mia domanda è: oh no! Oh, this is bad. Il codec è glitchato, non posso vedere. Non posso vedere i numeri che appaiono sul codec. Oh, questo sarà molto noioso. Ma lo farò off screen. Comunque, allora, questo è l'inizio. Questo è l'inizio e ora come ora dovremo aspettare
Non è la risoluzione, non sono i filtri, non è... Io vi assicuro che le ho provate tutte quante. Forse l'unico modo per farlo funzionare è emularlo uno a uno, magari con il disco, con un emulatore 1. Ma questo in realtà è un emulatore perfetto, è il software PS1, quindi... No, 141.80 non è Meryl, fanciullo, non mi venite a dire queste cose perché con me cascate male. Ma io volevo andare probabilmente nell'acqua, ma non posso vero andare nell'acqua, perché se io provo ad andare nell'acqua... Grazie a Dio abbiamo il radar Soliton. Allora, all'inizio del gioco si potrebbero ottenere oggetti nell'acqua. Non lo faremo, ok? Non lo faremo. Non ci appartiene. Allora ragazzi, siamo negli anni 80 e negli anni 90 e stiamo letteralmente giocando in uno stealth. Quando, con telecamera dinamica in base a quello che fai, pozzanghere a terra che riflettono il soffitto e fanno rumore. Eh? Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Ovviamente noi possiamo giochicchiare, sembrava qualcuno, ma non potremo ottenere granché. Ok, cos'era quel muro invisibile stranissimo? Vi prego, emulate decentemente però, per favore. Abbiate pietà di me. No, non sto utilizzando EPSX. Eccoci qua. Noi ci nasconderemo qui, perché ora ci troviamo in un prologo nel quale vediamo appunto i principali artisti e tecnici che hanno lavorato all'opera nel mentre aspettiamo che l'ascensore torni a terra. E faccio una domanda a tutti coloro che dovrebbero essere conoscitori di Metal Gear Solid. Voglio fare il provocatore. Ditemi ragazzi, rispondete a questo quesito. Giochiamo, siamo in live, interagiamo. In che anno siamo? Non cercate online, non fate i furbetti, che le prime risposte devono essere quelle appunto istintive. In che anno siamo? Siete tosti, eh? Siete bravi. Siete bravi. È il 2005. È il 2005. Bravi, 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 bravi. Quasi tutti corretti. È il 2005. Eccezionale. Non ho utilizzato la versione PC perché ho pensato che con l'emulatore avrei potuto lavorarci molto meglio. Magari per la prossima settimana farò un test con la versione PC, se la trovo. Però per ora così funziona. Nonostante tutto. Io ne ho multiple copie di Metal Gear Solid. Ragazzi, cominciamo a parlarne seriamente adesso, perché sta per cominciare Metal Gear Solid, anche se manca ancora un prologo terrificante. Farò sicuramente dei test con altri emulatori, però per stasera volevo averlo bello com'è. Nonostante sta per glitchare di nuovo, perché le inquadrature, quando cambia inquadratura, glitcha, ma ci sta. Non parliamo troppo di tecnicismo, abbiamo già dei problemi. Abbiamo visto, li conosciamo. Scialla. Ecco, ragazzi, io vi sfiderei a livello culturale, a livello di immaginazione, di ricordi. Quanti videogiochi all'inizio su PlayStation 1 nel 98 avevano questa regia? Dialoghi, inquadrature, panoramiche, piani sequenza. Piani sequenza forse non proprio, non se ne parla tantissimo in Metal Gear Solid 1. Però è pazzesco. Io sto usando RetroArch, è proprio quello che sto utilizzando. Proverò comunque a cambiare il core.
E ora comincia una cosa molto noiosa. Qui, Snake. Sono di fronte alla struttura di stoccaggio. Eccellente, Snake. Ora si parla parecchio. Passano gli anni, ma tu resti sempre uguale. Come va la tuta di infiltrazione? Mi tiene bello asciutto, ma per i movimenti è un po' scomoda. Abituatici. È lei che ti protegge dall'ipoderma. Siamo in Alaska, se non lo sai. Mamma mia, e simpatica. Che se non fosse stato per la tua tuta e l'iniezione mi sarei trasformato in un ghiacciolo là fuori. Un peptide anticongelante, Snake. Tutti i soldati genetici impegnati in questa esercitazione lo utilizzano. Già, e meno male. Mi sento meglio sapendo che è già stato sperimentato. A proposito, come procede l'operazione diversiva? Due F-16 sono appena decollati dalla base di Galena e sono diretti verso la tua posizione. Il radar dei terroristi dovrebbe averli già intercettati. Il modo in cui mettono la base di tutto, no? In cui giustificano l'ambientazione. Quello che... Un AMD. Colonnello, che ci fa qui un elicottero russo? Non ne ho idea. Lo sa Gurlukovic. Sembra che il nostro piccolo diversivo abbia attirato la loro attenzione. Adesso hai maggiori possibilità di infiltrarti senza farti notare. Chissà perché fa così. Eppure vedete che vanno benissimo. Quando sono perfettamente renderizzate, chissà. Proverò un altro emulatore comunque. Mancano solo 18 ore allo scadere dell'ultimatum. Ti devi sbrigare. Wow! Ma prima, dialoghi eterni! Chi è che parla? Oh, scusa, non te l'ho ancora presentata. Prego. Mayling, il nostro esperto di elaborazione digitale delle immagini. È lei che ha progettato il tuo codec e il tuo sistema radar Soliton. Figa. Contattala se hai dei problemi con uno di questi due dispositivi. Felice di conoscerti, Snake. È un onore parlare con una leggenda vivente come te. Niente, solo che non mi aspettavo che un'esperta internazionale di tecnologie militari fosse così carina. Mi stai solo adulando? No, dico sul serio. Beh, almeno non mi annoierò per le prossime 18 ore. Andiamo, non posso credere di aver fatto colpo su un famoso Solid Snake. Però sono sorpresa, sei troppo diretto per essere un assassino addestrato. Sembra abbiamo molte cose da imparare uno dell'altro. Ragazzi, certo. Non vedo l'ora di saperne di più sull'uomo che sta dietro la leggenda. Ma prima, lascia... Se me lo dici così convinta, ci credo. Radar Soliton. Il puntino luminoso al centro sei tu, Snake. I puntini rossi grazie, sono i nemici. Grazie, davvero. Il fatto, ragazzi, è che questa è pura filler. Attento, per chi Snake. Non è neanche trama. Però è... Esatto, sono chicche pazzesche. Perché ti fanno capire come Metal Gear Solid, a differenza di quasi ogni altro videogioco dell'epoca, si trattava e comunicava conscio del fatto di essere un videogioco. È pazzesco. Dovrebbe comparire sul tuo radar come un puntino verde. Cerca di ottenere tutte le informazioni sui terroristi di cui è in possesso, sempre se ancora vivo. È incredibile questo, ragazzi, ma... Comunica Snake, cose... il tuo radar non risente delle condizioni del tempo. Per esempio. Ma non potrai usarlo dopo essere stato scoperto da un nemico. Esatto. Purtroppo è molto facile disturbarlo. Già, anche perché è stato creato con tecnologie già esistenti. Non lo potrai usare neanche in zone con forte risonanza armonica. Quindi fai attenzione. Noi terremo sempre sotto controllo i tuoi movimenti via radar, per cui chiamaci con il codec ogni volta che vuoi. Perfetto. Se ogni volta che vuoi. Faccio un fischio. Sul serio, Snake. Quanto sei figo, Snake. Siamo qui per fornirti un supporto. Chiama se ti servono informazioni o consigli. Io mi occupo anche dei tuoi dati di missione. Mettiti in contatto con me se vuoi registrare il tuo stato attuale. La mia frequenza è 140.96. ed è dedicata al salvataggio dei dati. Non dimenticarla. Ricordati, tranne che per il binocolo, sei completamente nudo. Dovrai impadronirti di qualsiasi arma tu riesca a trovare. Me lo ricorderò. Tranquillo. Prima la dottoressa Naomi mi spoglia e mi esamina. Poi mi portate via tutte le armi. Come credete che mi senta? Beh, se riuscirai a tornare Madonna tutto d'un pezzo, mia. Forse lascerò che sia tu a esaminare me. Ma che cazzo dici, Naomi?
Tra parentesi, Madonna mia. Mi spiace darti un dispiacere, ma sono riuscito a portare qui le mie sigarette. Sapeste. Nel mio stomaco. Grazie anche al fatto che la tua iniezione ha eliminato i miei acidi digestivi. Sigarette? E che ti serviranno? Non lo capiresti mai. Sentire Snake così donnaiolo. Se vuoi entrare. Fa male al cuore. Quella è la porta principale. È la via più comoda, ma il rischio di essere individuato dal nemico è troppo alto. Non è che posso bussare e chiedergli di farmi entrare. Con una questa grafica sì. Una destra e un'altra a sinistra. Sono armati con armi automatiche e bombe a mano. Esatto, Federico. Il condotto dell'aria vicino alla porta. Il codec non fa sentire nulla. Dovrebbe esserci un condotto. Snake parla praticamente solo con la gola, a bassissima voce, sussurra, ma in realtà diventa un suono molto potente. Da qui non riesco a vederlo. Cioè, la sola idea di avere un binocolo modulare era un sogno. Cioè, quando hanno annunciato Metal Gear Solid 2 e abbiamo visto il binocolo con la grafica PlayStation 2, era meglio del futuro. Eccoci qua. Cioè, il poter sbattere il pugno sul ferro. Cioè, ragazzi, qui siamo veramente al top. Al top. Guardate cos'è. Questo è Metal Gear Solid rimasterizzato. Non proprio. Però meraviglioso. Questa neve, questa tempesta. Prometto che cambierò emulatore la prossima volta, ma non vi garantisco che risolverà i problemi. Proverò anche la versione PC, ma oggi ce lo godiamo così. Ah. Opla. Con chi credete di avere a che fare? Ragazzi, ascoltate. Ora. Vedete? Cioè, io... Questo è un gameplay, stiamo giocando, ma io potrei star qui 20 minuti a spiegarvi quanto è accurato, quanto è geniale, quanto è giusto il mostrare gli oggetti in maniera così cartunesca e irrealistica rispetto al resto. Cioè, è tutta una meccanica, mamma mia, fantastico. Vi posso dire questo però, appassionati non c'è bisogno, i non appassionati, anche per un futuro remoto, memorizzate questa scena più che potete. Esatto, Snake, una telecamera di sicurezza. Cioè, guardate la Claymore, sì, la Chaff Grenade, quanto è bella nella sua mano. Ha le cinque dita comunque, ha le cinque dita Snake. E non solo, noi appassionati dell'epoca, ogni volta che usciva Metal Gear Solid, rivedere i frammenti di metallo delle Chaff su schermo e vederli aumentare di definizione, grafica e realizzazione, era qualcosa di... Ho i brividi, di meraviglioso, ma facciamo un po' di casino. Stun grenade per 3. Ovviamente non era assolutamente necessario utilizzare questa chaff, ma non potevo non utilizzarla. Tra l'altro là abbiamo un soldato che dorme. Vedo che abbiamo... Sono parecchio sballati i coni di visione, ma proprio... Parecchio sballati, porca miseria. Abbiamo trovato la pistola. Mamma mia, siamo veramente messi male. Vabbè, vedremo, la prossima volta magari avrò risolto queste magagne. Ma stasera ce la godiamo così. Ora, potremo allora. Ragazzi, io non sono qui per fare una perfect run. Potrei farlo, non farci beccare. Ma non è mia intenzione, anche perché con questi coni di visione voglio provare anche un po' a trollarli. Scusate, ma è troppo divertente. Troppo, troppo prezioso e divertente. Eh? Cos'è stato? Eh? Di chi sono queste impronte? Non lo so, di chi sono queste impronte? Di chi sono queste impronte, oh? Beh, sono ancora qui. Tutto bene? Tutto ok? Di chi sono queste impronte? Eh? Cos'è stato? Non lo so. Di chi sono queste impronte?
Whose footprints are these? Non lo so. Eh? Oh, eh? Cosa è stato? Non lo so. Basta, basta. Ok, promesso. Potrei andare. Scusate. Eh? Cosa è stato? Eh? Di chi sono queste impronte? Fai te, non lo so. Oh cielo, 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 cielo. Santissimo. Allora, ma guarda un po'. Sembrava qualcuno. Sembrava qualcuno. E invece no. Vuoi una granata? Boom! Tutto ok, non sa nessuno dove sono. Gli potevo passare sotto le gambe tranquillamente. Sto cercando di farvi vedere cose fighe. Stiamo giocando. E ora preparatevi a un meraviglioso dialogo e momento prezioso di un personaggio il quale in realtà sembrerà poco approfondito, perché è secondario, ma che è molto speciale, da morire. È meno ombra di quel che sembra. D'altronde Solid Snake è un soldato. Qualcuno lo ha addestrato. E vi invito a pensare quante più volte potete... Ehi, ma questo è un videogioco del 98. E al di là del fatto dei topini che hanno il punto esclamativo e scappano, siamo in prima persona nelle Snake, fogne. Sono McDonald no, Miller. Nel condotto. È passato di tempo, vero? Ehi là! Che cosa ci fa lei qui? Mi sono stancato di fare l'istruttore e mi sono Master Miller. In cerca di quiete. Kazuhira. Ogni tanto do ancora una mano nell'addestramento degli scout dell'Alaska. La sua esperienza sarà molto utile alle nuove generazioni. Campbell mi ha spiegato qual è la situazione. Ho pensato che avrei potuto essere utile. Lei è la migliore guida che io potessi sperare di avere. Siete belli. Beh, conosco parecchie cose sulla sopravvivenza in ambienti ostili. Ho vissuto in Alaska più a lungo di te. Quindi chiamami se hai delle domande sulla flora e sulla fauna locali. Va bene. La frequenza è 141.80. Avremo... Quelli sono topi selvatici dell'Alaska. Non ecco. Preoccuparti. Non possono nuocerti. I topi selvatici non hanno uno strato di grasso particolarmente spesso, ma riescono a sopravvivere ai rigori dell'inverno senza andare in letargo. Scavano gallerie nella neve e in questo modo si riparano dal freddo. Dei veri esperti di sopravvivenza. Dovrei imparare da loro. Ma c'è anche un aspetto inquietante. A volte i maschi uccidono e divorano i cuccioli degli altri. Per assicurare la sopravvivenza della propria genia, giusto? Già, proprio un bel programmino, eh? Se ci sono topi, ci deve essere un'uscita da qualche parte. Seguili. Ragazzi, voi... rimarreste sbigottiti al pensiero, allo scoprire quanti dialoghi extra ci sono nei Metal Gear Solid. Non in tutti, nel 4 non molti, ma i Metal Gear Solid 3 sono un libro. E anche punti cruciali della trama, no, punti speciali della trama sono nascosti. E ragazzi, sì, no, ho pensato di giocarci con la mia copia del PSN, però sarebbe stato molto più scomodo. Perché così posso leggervi, mentre là avrei dovuto guardare sempre il cellulare. E sono compromessi, anche perché purtroppo su PlayStation 4 non c'è, avrei dovuto fare un accrocco particolarmente fastidioso. E si può chiamare Miller e farci dire quanti peli nel culo hanno gli gnu in Alaska. Cioè, è incredibile la quantità di dettagli che ha questo videogioco e fa riflettere sulla mancanza di quantità di dettagli di questo tipo rispetto a molte produzioni moderne. Il problema è che le produzioni moderne hanno bisogno di investire molto denaro in altre... bla bla bla, non stiamo facendo un'effigie. Ma, attenzione, un ragazzo ha fatto una domanda. Sì, assolutamente sì, questo Kazuhira Miller di Metal Gear Solid è lo stesso personaggio che ha addestrato Solid Snake ed è il maestro di Solid Snake in Metal Gear e Metal Gear 1 e Metal Gear 2. E oh mamma mia, questa cosa non ci avevo mica pensato. Vado verso il futuro. Andiamo, ce la faremo. Vai acqua, grande. Tranquilli, promesso. Cioè, i prossimi giorni, quando di notte, perché devo lavorare di giorno, non posso... Vorrei migliorare tutto quanto posso velocemente, ma ho delle priorità. Proverò a cambiare emulatore, proverò a correggere tutto. Sono felicissimo che ci siano persone che non hanno conosciuto Metal Gear Solid e che stanno lo giocando adesso, lo stanno vedendo adesso, perché è veramente una cosa speciale. Ora, noi siamo venuti qui, in realtà, da buon...
noioso esperto della saga, potrei dirvi che in realtà abbiamo fatto una scelta infelice, perché se avessimo scelto di salire le scale e andare nella parte superiore dei condotti, avremmo ottenuto un filmato extra. Solo che ammetto anche che un lato di me non vuole farvi vedere troppi filmati. E quindi, giochiamo. Ehi là! Eccoci qua. Allora, in realtà per ora possiamo fare ben poco, perché buona parte degli oggetti sono nascosti attraverso porte sigillate da tecnologie PAL, che sono tecnologie di riconoscimento biometrico. Non ho intenzione di farmi dire che devo cercare l'ascensore, che ci bisogna avere pazienza, che siamo tanto coccolosi, tanto buoni, tanto carini. Possiamo sempre chiamarli, ma voglio farvi vedere qualche chicca. Al posto di battere sulle pareti del carro armato, noi possiamo andare sotto i carro armati, cioè lo stealth in questo videogioco è veramente eccezionale. Noi non dobbiamo eliminare i soldati nemici, dobbiamo raggirarli. Si possono uccidere? Certamente, ma si possono solo uccidere, salvo ovviamente stordirli con molti pugni o strozzarli un numero preciso di volte, ossia meno di 9 mi pare, perché poi muoiono. Sono meravigliosi e si può fare veramente tanto. In Metal Gear Solid 2 il gameplay migliora in maniera imbarazzante, ragazzi, imbarazzante, è imparagonabile. Però per ora, a visuale isometrica, questo primo capitolo ha delle qualità preziosissime. Ehi là! Eh? Cos'è stato? Cos'è stato? Sembrava qualcuno, ma non è. Piccola chicca. Noi avremmo dovuto aspettare l'ascensore, ma se lo si chiama due volte, arriva subito. Things you don't know. Allora, esploriamo. Sì. Cambia moltissimo se non li si uccide. Cambia il modo in cui si viene valutati alla fine della storia. La storia non cambia, ma cambia il modo in cui tu la vivi, in cui tu giochi Solid Snake, che è un personaggio molto particolare, molto preciso. E ricordiamoci questo, noi siamo qui in questa missione per, a quanto pare, impedire ai terroristi non solo di essere una minaccia nucleare, ma di non ottenere, o comunque di non soddisfare la loro richiesta, perché capricciosi bastardi, di molto denaro e il corpo di Big Boss. Chi ha giocato Metal Gear e Metal Gear 2 sa già chi è Big Boss, chi non lo ha giocato, no. Big Boss è il padre di Solid Snake, padre che lui ha ucciso. In quale anno, ragazzi? Lo dico io, così non perdiamo tempo. Solid Snake ha ucciso. Stavo per dire il nome proprio di Solid Snake, mi scappa sempre. Solid Snake ha ucciso suo padre nel 1999. E questa è la partenza di tutto, ma ne riparleremo. Bravi ragazzi, bravi, 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 bravi. E vi ricordate che la buona ragazza disse che... comunque, questa chat di Twitch mi ha appena dimostrato di essere meravigliosa. Per tante ragioni. Tuttavia... puntino verde nella mappa, il direttore della DARPA, Donald Anderson, che è tutt'altro che un personaggio secondario come può sembrare. Basta, Campbell, basta! Lo so che si può salire la scala prendendo cerchio, lo so che è quello il direttore della DARPA. Non scassare! Ora, secondo me, anche i più grandi appassionati di Metal Gear Solid... Basta! L'ho capito che posso salire la scala! Si può tranquillamente dire che forse questa chicca in tanti non la sapete. Ora io posso entrare qui, posso farmi un po' di giri e cercare una razione, ma in realtà non lo faremo. Qui si può glitchare il gioco, non con l'emulatore, per tagliare metà partita. Si arriva subito alla tortura. Staccapi. Si può glitchare, ragazzi, non lo faccio, è facilissimo. Non lo si può fare, non lo faccio. Esatto, Campbell voleva chiamarmi e dire salga la scala, cazzo! James, non puoi chiedermi il rapporto tra Eva e The Boss? The Joy? Durante una prima partita iniziale a Metal Gear Solid.
Qui tra l'altro sì, si può anche avere il segreto di vedere Meryl in mutandine. Ossia, proprio qui. Se noi ci tornassimo una donna. No, davvero, Snake? Davvero? Oh, basta. Allora, siamo già arrivati a una sequenza importante. Speriamo non venga smerdata troppo. Oh, dai! Sveglia un po'. Sono qui per salvarla. Lei è Donald Anderson, il direttore della DARPA, vero? Certo. E tu sono proprio io. E per chi lavori? Fantastico. Sono il soldato mandato qui a salvare il suo inutile di dietro. Davvero? Deve essere vero. Non sembri uno di loro. In questo caso sbrigati a portarmi fuori di qui. Calma, non si agiti. Prima mi servono alcune informazioni. Sui terroristi. Terroristi? Sono davvero in grado di lanciare un'arma nucleare? E cosa diavolo stai parlando? Stanno ricattando la Casa Bianca e minacciano di lanciare una bomba atomica se non verranno soddisfatte le loro richieste. Tanto iddio. Sono in grado di farlo. È possibile. Loro potrebbero lanciare la bomba. Come pensano di effettuare il lancio? Questo posto è un semplice deposito per le testate smantellate. La vedete la regia, cazzo? Come accedere a un missile armato? Quelle che sto per darti sono informazioni riservate. Il doppiaggio non è così catastrofico, eh? Specialmente per l'epoca, ragazzi, davvero. Degli esperimenti con un nuovo tipo di Campbell, d'altro canto. Che cambierà il mondo. Cosa? Un'arma in grado di lanciare un attacco nucleare da qualsiasi punto della faccia della Terra. Un carro armato semovente con un armamento nucleare. Ed ecco uno dei meme di Metal Gear Solid. Il Metal Gear. Metal Gear. Non può essere. Ne riparleremo. Sai, non è un meme esterno, è un meme interno. Ma il Metal Gear è uno dei progetti più segreti. E i meme sono molto importanti per Metal Gear Solid. Non per gioco. Vincerlo. Non per gioco. Perché non sono quello che pensate. Ci ho avuto a che fare un paio di volte in passato. È per questo motivo che lei si trovava in questo centro di stoccaggio. E perché altrimenti sarei venuto in questo posto dimenticato da Dio? Quindi praticamente l'acqua è glitchata e l'hangar del Metal Gear è bianco. Sbaglio o questo emulatore non gestisce i filtri nella PS1? Questa esercitazione doveva servire per la raccolta di dati prima dell'inizio della produzione di massa. Beh, penso che farò parecchi cambiamenti per la prossima live. Però non vi preoccupate, era soltanto una panoramica di un gigantesco robot antropomorfo. Rivoluzione. Il Rex è caduto nelle mani dei terroristi. Sì. Il Rex. Il Metal Gear Rex. Il nome in codice del nuovo prototipo di Metal Gear. Probabilmente hanno già finito di armare la testata che intendono usare con il Rex. Quei tizi sono professionisti. Sanno come maneggiare e preparare le armi. Ehi, zitto là dentro. Sto usando RetroArch con Beetle. Lui è un soldato. Pensavo che tutte ovviamente le testate atomiche fossero dotate di un pochino sciocco. Si chiama Johnny. Detonazione da inserire. Se intendi palle, naturalmente esiste. Il sistema prevede l'inserimento di due codici. Grazie, Squid. Per poter lanciare il dispositivo. Ci sono due passwords. Esatto. Baker ne conosce una, io l'altra. Baker, il presidente dell'Armstech. Proprio lui. Ognuno di noi deve inserire la propria password o non ci sarà nessun lancio. Ma la mia è già stata scoperta. No! Psico Mantis è in grado di leggere nella mente. È impossibile resistergli. Psico Mantis. Uno dei membri della Foxhound è dotato di poteri psichici. Brutta notizia. È solo una questione di tempo prima che ottengano anche quella di Baker.
Quante informazioni, eh? E se riescono ad avere la password di Baker? Già, potranno lanciare la bomba in qualsiasi momento. Però c'è un modo per impedirglielo. Quale? Le schede chiave. Quali schede? Sono state progettate dalla Armstack, gli sviluppatori del sistema, come misura d'emergenza. Anche senza i codici si può inserire la scheda e attivare il blocco di sicurezza. E se lo faccio? Sì. Impedirà il lancio. Quella scheda? E dove si trovano queste schede? Mamma mia. Dovrebbe averle Baker. Shameless. Ascolta, ti servono 3 schede chiave. Ci sono 3 diversi terminali in cui inserirle. Tu devi infilare una scheda in ognuno di essi. Ok. 3 schede. Hai idea di dove tengano Baker? Da qualche parte, al secondo piano interrato. Al secondo piano interrato? Ho sentito una guardia. Lo hanno spostato in una zona con pesanti contromisure elettroniche. Può dirmi qualcos'altro? Sì. Hanno murato le entrate, ma non hanno fatto in tempo a verniciarle. Dovrei cercare le zone con i muri di colore diverso dal normale. Che meraviglia vederlo a questa risoluzione, cazzarola. Ecco. Non so. Prendi la mia tessera d'identità personale. Con questa aprirai tutte le porte di sicurezza di primo livello. È una tessera NAP. Funziona congiuntamente al campo elettrico creato dal tuo corpo. Pensate, personale, giusto? Cazzo, veramente, il PlayStation 1 98. Usando del tuo corpo come supporto. C'è scritta roba, eh. Quando ti avvicini ai dispositivi di sicurezza della porta, i dati memorizzati sulla tessera vengono letti. E la porta si apre automaticamente, ho capito. Ok, ora la porterò fuori di qui. Aspetta un minuto. Cosa c'è? Avevi già sentito di come disattivare il PAL? Dai tuoi capi o da chiunque altro? No. Sei sicuro che non ne sapevi niente? Le ho già detto di no. Ma allora la Casa Bianca intende sottostare alle richieste dei terroristi? Questo è un problema loro, che non ha niente a che vedere con i miei ordini. Ma che cosa mi dici del Pentagono? Il Pentagono? Ehi, che le succede? Perché? Ma che succede? Si è glitchato. Sta avendo un attacco di cuore, anche se non si vede. Speravo. C'è molto montaggio veloce qui. E quindi impazzisce. Sta morendo. Sta tenendo la tuta di Snake cadendo a terra. Ecco. Risolveremo questa cosa. Pensavo che fosse meno frequente. Comunque, tutti che sanno qual è l'effetto dell'LSD, sta cosa mi la raccontate bene, insomma. Cioè, puzza un po' che tutti sanno. Ah, questo è l'effetto dell'SD, davvero? Che ne sapete? Naomi, il direttore, che cosa gli è successo? Io non lo so, sembra abbia avuto un infarto, ma... Un infarto? No, colonnello, non è che mi sta nascondendo qualcosa. Che io? Assolutamente no. Ma che? Cerca di capire, questa operazione ha un livello di sicurezza rosso. Bisogna avere la massima autorizzazione per accedere a tutte le informazioni. Vuole farmi credere che è a capo. Don't believe Campbell Lies. Non è in grado di consultare tutte le informazioni a riguardo. Te l'ho detto, è il segretario alla difesa il capo di questa operazione. Io sono qui solo per farti da supporto. Snake, non abbiamo tempo per le discussioni. Togliti di lì e trova il presidente Baker. Allora, considerate questo. La live la concluderò una volta sconfitto... Non dovrei farlo. Una volta sconfitto Adamska. Tuttavia, per questo mi prendo un po' di tempo e metto in pausa, proprio perché non voglio superare la parte del ragazzone, perché questi glitch mi stanno infastidendo. Solo perché ci sono persone che hanno a che fare con chi non ha giocato, cioè ci sono molte persone che non lo conoscono. Quindi, ragazzi, ve l'ho detto che ve lo finisco 2 volte senza i filmati, ma i filmati di Metal Gear Solid sono 5 ore e mezza, praticamente, mi pare. Almeno 4 ore, no, 3 ore. Tanti, sono tanti, tanti, tanti. No? Io mi ricordo che Metal Gear Solid 4 sono 9 ore e 50. 9 ore e 50 di cutscenes. Tuttavia, ora come ora, noi ci fermeremo lì, ma io volevo farvi notare appunto dei dettagli. Ragazzi, cioè, ma questa cutscene, questo filmato, la spiegazione del NAP,
il discorso tra direttore della DARPA, Baker, Meryl che ascolta, Johnny che interrompe, l'hangar del Metal Gear, il mistero delle tre carte, la pelle d'oca, lo shock della sua morte, appunto il segreto che nasconde la sua morte, questa sorta di appunto nuovo, un altro mistero. È il 98! Il 98, lo sapete che giochi stavano uscendo nel 98? A parte il fatto che c'era già Final Fantasy VII, c'erano già storie pesanti, ma non girate così e molto poche. Cioè stiamo parlando di Crash Bandicoot 3, eh? Ragazzi, siamo praticamente 2000 persone, è incredibile, ma rendetevi conto, è pazzesco. Sì, esatto, Resident Evil 2, anche lì, ma non c'era regia, cioè... questo genere di storia è veramente importante, è fantastico. Ma prima di continuare, io ci tengo a farvi una domanda sincera da parte di un ragazzino. Perché mi ricordo un commento di un ragazzo che ha detto: mamma mia, mi fai tornare tredicenne. Ecco, più o meno era la nostra età. Quanti di voi che avete... Esatto, c'era Half-Life, anche lui, altro che insieme a... ha cambiato per sempre il mondo della narrativa. In quel caso degli spara tutto. Ma... No. Io non scarico adesso al volo un altro emulatore. Ma tranquilli che la prossima volta, in un modo o nell'altro, avremo risolto. Io vi voglio fare una domanda. Sincera, perché qui vi metto un dubbio del me stesso ragazzino. Quanti di voi avevano o hanno... perché forse con questa risoluzione è più facile, ma... quanti di voi... si erano resi conto che Donald Anderson è di colore? Perché io da piccolo non mi sembrava un uomo di colore, mi sembrava con la pelle più scura, ma non un uomo di colore, perché lo è, ed è molto importante in realtà. Ocarina of Time, esatto, il 98 è un anno, l'epoca 95-99 è incredibile. Vedete, neppure ora te ne sei reso conto qualcuno. Io vi giuro che da piccolo non l'ho capito, ma mi ero distratto, ovviamente. Non sto dicendo che non si capisce, perché lo è palesemente. È solo una curiosità del Michele più giovane, che non lo aveva capito. Guardate che dettagli, eh? Che succede? Qualcuno sta prendendo le botte. E noi possiamo anche vedere. Vedete? Possiamo sbirciare. Eh? Che succede? Qualcuno ha picchiato la guardia. Oh. Tutto in tempo reale. Oh. Qualcuno ha aperto la porta. Guardate che bello che è. Tutto assolutamente non... cioè, è interagibile. Noi possiamo sbirciare e vedere. Vedete? Possiamo sbirciare e vedere il novellino. Tuttavia, guardate che roba. Cioè, io continuo a ripetervi che stiamo giocando qualcosa di veramente speciale. Guardate che roba. Cioè, delle tarme, credo siano. Hanno messo per la sporcizia. Cioè, è pazzesco. Qua sotto abbiamo una razione, ma non ci serve. Perfetto. Ready? Quanto gameplay, eh? Peggiorerà la cosa. E dai! Non ti muovere! Ha spogliato la guardia, che è culo all'aria. Brutto bastardo, hai ucciso il direttore. Liquid? No, non sei tu. No, non muoverti. Ma gli assomiglio un po'. È la prima volta che punti un'arma contro qualcuno. Sai, ti tremano le mani. Pandemion. Scialla, lo so. Non riesci a spararmi, pivellino. Però... ok, sono vermi. Io non sono un pivellino. Bugiardo, hai uno sguardo nervoso, impaurito. Quello che ho sempre visto negli occhi di tutti i pivellini. Non hai mai sparato a nessuno, vero? Lo sai che è un Famas, quello? Non hai nemmeno tolto la sicura, pivellino. Ti ho detto di non chiamarmi pivellino. Tu non sei uno di loro, vero? Apri quella porta.
Hai una tessera, giusto? Perché? Così ce ne potremmo andare di qui. Sembra che subiremo lieve ritardo. Oh, cavolo! Che stai facendo? Non pensare, spara! Questa è una delle parti in cui è più difficile non uccidere le persone. Siamo armati, abbiamo parecchie cose da utilizzare, tuttavia non stiamo cercando di fare una run in cui non uccidiamo nessuno. Faremo un bel macello, ma finché possiamo non farlo. Ah. Minchia, ma me li ricordavo molto meno tosti. Andate un po' a fanculo. Sarà che i primi... Spara. Te l'ho già detto, non mi trattare come un pivello. Ti ho detto di sparare. Dobbiamo dirci un po' di cose adesso, eh? Grazie per l'aiuto. Aspetta! No, la sculettata di Meryl! Qui stava sculettando in maniera veramente porno anni 65, cioè... Sono stato molto specifico. Maledetti idioti, l'avete ucciso. Mi dispiace. Non avremo mai il codice. Capo, penso di avere una buona idea. Adesso ne parliamo di quello che è stato mostrato qui. Per fortuna ci fermiamo ad Ocelot. Già troppo invasivi. Non pensavo che... Io pensavo che fosse l'acqua, non tutti i filtri del gioco. Vedete? Brava ragazza. Fammi vedere! Proprio brava. Sono particolarmente... Vorrei fare una prova. Naomi, ho appena avuto una specie di allucinazione. Sono stati i nanoidi a provocarla. No, Snake, i nanoidi funzionano perfettamente. Ma allora cosa è stato? Deve essere stata un'interferenza psicometrica generata da Psicomantis, il telepate della Foxhound. Credo sia un loop di ritorno mentale. Vuoi dire che quello era Mantis? Scusate, ma... Allora... Voglio provare a fare una cosa. Serve qualcosa, Snake? Cosa vuoi che serva, Mailing? Snake. No, ne parliamo un'altra volta, Mailing. Perdonami, ma proprio no. Allora, una cosa era l'acqua e i tagli. Un'altra sono tutti i filtri grafici del gioco. Questo mi fa pensare a cosa accadrà durante la tortura. Quindi non va bene. Allora,
vi dico le due cose che volevo sottolinearvi, ossia, primo, che qui possiamo andare a vedere Johnny! Super Resolution Johnny! Oh, santo cielo! Lui è molto importante. Scherzo, o forse no. Con le stelline, Johnny. Già, so che non sappiamo ancora il suo nome, però in realtà ce l'ha un nome. E quindi, secondariamente, ho visto che nei commenti nessuno, il che vi porta ad essere probabilmente un pochino vecchiotti, o comunque, o chi non l'ha giocato non se ne stupisce. Chi lo ha giocato, probabilmente è abbastanza vecchiotto da saperlo già, perché io lo so che in teoria alcuni videogiocatori potrebbero stupirsi che sparavo muovendomi. E voi sapete anche il perché. Non è così intuitivo sparare e muoversi in Metal Gear Solid, giusto? Am I right? Allora. Quindi, visto che l'esperienza con Metal Gear Solid voglio che sia quanto di più positivo possibile, facciamo così, facciamo un test in diretta. Un test molto veloce, nel caso non vada a buon fine, la chiudiamo qui e la prossima volta avrò o installato quello PC o avrò trovato un emulatore che non migliorerà la qualità video, ma ci permette di giocarlo. Decentemente, anche in 4 terzi 320x240 come il classico stupendo originale. Allora, vediamo un po', io provo. Allora, esco, ora siamo ancora appunto in diretta, provo sempre con RetroArch a scaricare... Avete sentito il suono, vero? Però è... Però è incastrato, ragazzi. Non va. Non va. Non funziona. È stata un'illusione. È stata un'illusione. Forse sapete perché? Volete sapere perché? Ve lo spiego io il perché. Perché io adesso sono con un emulatore che funziona solamente e solamente con la copia USA del BIOS e io invece ho l'ISO italiana e quindi diciamo che ce la prendiamo con una certa leggerezza. Allora, quindi riassumendo, abbiamo provato due emulatori, non ha funzionato, mi è stato consigliato di provare quindi una versione PC modernizzata, ma sarà in inglese. Prenderò delle decisioni, farò quanti più test possibili per permetterci di giocarlo in italiano, ma intanto ci siamo tolti la soddisfazione degli apici del doppiaggio. Mancano alcune chicche del colonnello, però no, non basta scaricare il BIOS europeo, perché appena ho messo il BIOS europeo è crashato. Le ho provate tutte. Vi ricordo che non ho preso un emulatore a caso oggi, ho lavorato molte ore per permettermi di darvi il Metal Gear Solid che avete visto, però... Purtroppo, anche con APSXE e altri emulatori, la grafica glitcha, il web è pieno di problemi, poi ovviamente se ad alcuni di voi va tutto bene, è sempre in relazione al fatto che non è una dimostrazione che funzioni al 100%, purtroppo. Anche Arkham Knight andava bene ad alcune persone. Quindi, visto che Orewada Reda Omote Yagaru, tocca vederci la prossima volta.
Però non è stata una serata fallimento, io sono contento, cioè io sono entusiasta. 2000 persone a chiacchierare, a discutere di Metal Gear Solid e credetemi ragazzi, quello che ho visto in chat oggi, da occhiolino, è stato di classe. È stato veramente di classe, siete stati meravigliosi, meravigliosi. E anche perché la live sarebbe finita alle 11. Sarebbe finita alle 11, io avevo in mente di arrivare da Ocelot e chiudere. Quindi, esatto, EPSX e funziona, necessita di lavoro. E infatti lo avrà. Anche con la frase Weeaboo, esatto. Siete stati veramente tanto speciali, davvero. Si recupera tutto, al top. Quindi la prossima volta avremo la soluzione. Buon riposo. Buonanotte e in questo caso decisamente fight, perché io qua ovviamente non andrò a riposarmi. Ci sbatterò la testa finché non trovo soluzione. Felice anche che abbiate apprezzato così tremendamente l'emote. E una volta tanto non è stata la linea a dare problemi, nonostante la risoluzione bassa di suo. Però che peccato. Ce la caveremo. E quanto mi dà fastidio avere 3 copie di Metal Gear Solid e non poterle sfruttare. Vi farò sapere su Telegram, ragazzi. Siete stati eccezionali. Grazie anche ai moderatori. Buonanotte. Abbiamo comunque cominciato Metal Gear Solid. Nel caso io appunto risolvi il problema, cosa che accadrà in qualche modo, riprenderemo la partita dalla morte del direttore della DARPA. Così che noi possiamo vederci il culo di Meryl come si deve. Ma in realtà non soltanto lei. A dire il vero. Buonanotte. Siete stati meravigliosi. Meravigliosi. Alla prossima, ragazzi. Grazie. Ne usciamo. Ci tengo troppo. Sarà fantastico. Ed è solo l'inizio. Forza e coraggio. Grazie della pazienza.